una natura, diciamo così, aleatoria, non sono sempre presenti sulla struttura. Il fatto che non siano sempre presenti sulla struttura induce sostanzialmente diciamo, le persone a non vederli fino a quando non ne vedono gli effetti, sostanzialmente. Lo dico sul serio, perché è così. Cioè, si trascurano, ma lo trascurano anche tecnici, fino a quando non succedono dei disastri. Quello che è successo all'Aquila, ma anche quello che è successo a Modena, tutte, diciamo, le aziende di Parmigiano, praticamente. Io ci sono andata a vedere quello che era successo ed era successo proprio una trascuratezza basilare. Cioè, travi di copertura di diciamo, edifici prefabbricati che erano semplicemente poggiate con pochissimo spazio su delle mensole tozze che afferivano ai pilastri senza nessun collegamento in nessuna direzione. Una trascuratezza banale, come se i carichi orizzontali non esistessero. I carichi orizzontali esistono. Esiste una storia sismica del nostro paese che bisogna prendere in considerazione, che finalmente ha fatto decidere ai tecnici il fatto che il nostro paese è tutto zona sismica, Roma inclusa, ed esiste per strutture abbastanza alte, esiste il vento, per esempio, che si esercita sui ponti, che si esercita sui grattacieli e che magari in alcune condizioni molto ventose e poco sismiche può essere più praticamente pericoloso del sisma. Ok. Allora, tutto questo ci deve spingere a spiegare il funzionamento, a tener conto del funzionamento della struttura anche per carichi orizzontali. Cosa agisce per carichi orizzontali? Cioè, qual è la struttura, come si guarda una struttura, diciamo, sotto l'azione dei carichi orizzontali? Si guarda in pianta. Uno guarda la pianta e dice: mi spieghi dove stanno i controventi? Ok? La struttura va controventata. Cosa vuol dire? Che ci devono essere un adeguato numero di strutture, di sottostrutture, perché io chiamo struttura d'assieme, poi ogni elemento più piccolo è una sottostruttura, quando arriviamo alla singola trave è l'elemento strutturale, no? Quindi quando parlo della struttura nel suo assieme parlo dell'intera struttura, poi ci sono delle sottostrutture che magari prendono dei nomi precisi, i controventi prendono dei nomi precisi, ci devono essere delle adeguate sottostrutture che forniscono alla struttura nel loro assieme rigidezza, resistenza e possibilmente duttilità sotto l'azione dei carichi orizzontali. A questo punto del corso voi dovreste sapere che cos'è la rigidezza, che cos'è la resistenza e che cos'è la duttilità. Me lo potreste dire? Cioè, io vi potrei chiedere, scusate, mi spiegate che cos'è la rigidezza, la resistenza e la duttilità senza confondere con l'elasticità, la robustezza o altre cazzate, perché i nomi sono precisi, ok? Allora, queste strutture si chiamano controventi perché nascono così, però non è che agiscono solo contro il vento, agiscono anche contro il sisma, però il nome storicamente si è condensato così, controventi, si è cristallizzato in questo modo e si fa fatica a cambiare, sono strutture che prendono i carichi orizzontali e li portano a terra. Quindi strutture che prendono i carichi orizzontali e li portano a terra sono strutture verticali, è ovvio, no? Perché per portare a terra un carico orizzontale, diciamo, c'è bisogno di una struttura verticale. Allora, quali sono queste strutture verticali? Uno dice i pilastri, no raga? No, i pilastri no, troppo poco, ok? Troppo pochi, i pilastri vanno collegati, cioè i telai sono già strutture di controvento. I telai sono strutture di controvento. Cosa sono telai? Sono una sottostruttura importante della struttura, perché è un insieme di elementi verticali che sono i pilastri, elementi orizzontali che sono le travi, che stanno, sono tutte ben collegate, praticamente stanno in un piano. Ecco, un telaio è un controvento. Ovviamente, se mi trovo di fronte ad un telaio molto deformabile è un controvento poco efficiente, no? Questo vi ricordo che dipende dalla trave. Più è alto il momento di inerzia della trave, più il telaio è rigido e resistente. Più è basso il momento di inerzia della trave, l'agenzia pressione della trave, più praticamente il telaio è flessibile e poco efficiente. Quindi i telai sono dei buoni controventi, no? E poi, ovviamente, qual è il discorso? Che il controvento e la tipologia del controvento dipende dal materiale che scegliete, perché non è che
tutto, diciamo, in tutte le tecnologie abbiamo gli stessi elementi strutturali. Per esempio, nell'acciaio, dove i telai esistono, però c'è una certa ritrosia a fare dei nodi incastro, perché i nodi incastro sono complicati e non si possono fare sempre. Cioè, se io, non so se qualcuno di voi, se io vi faccio vedere, ecco, questa praticamente è una, diciamo così, questo qua è un pilastro, un HE, no? E io devo effettuare un nodo incastro con una trave che arriva, ecco qua, qua arriva una bella rete. Diciamo, per, diciamo, creare un nodo incastro significa creare un nodo in cui la trave rete non possa ruotare. È abbastanza complicato. Bisogna trasmettere il momento. Se avete capito qualcosa della flessione, sapete che il momento una trave ipe lo trasmette sulle ali, ok? Sono le ali quelle che trasmettono il momento. Quindi significa collegare questa e questa bene. Quindi vuol dire che se io qua ci metto una squadretta, diciamo così, ho anche una saldatura intorno all'ali, ma quello non ne trasmette il momento, perché il momento riguarda le ali. E quindi la, diciamo, diventa complicato, diciamo, un nodo incastro. Il nodo incastro deve bloccare questa, deve bloccare questa, si può fare con una saldatura qua, si può fare con una saldatura qua, non solo, il nodo incastro deve anche fare conto, praticamente, che se io ho un, questo è il pilastro visto praticamente in prospetto, no? E vedete che il pilastro in prospetto ha due elementi forti che sono le ali, è un elemento più debole che l'anima. Quando qui abbiamo un momento flettente, per esempio della trave collegata, questo momento flettente in prima istanza lavora sulla pianta banda e poi si trova l'anima. Per trasmettersi dall'altra parte basta stare solo l'anima e la lacera. Bello questa metafora, la lacerazione dell'anima, dolore, non vuoi trovare una metafora più efficace, perché la lacerazione dell'anima è molto carina. Quindi vuol dire sostanzialmente che si strappa, non si può fare così l'incastro. Per fare l'incastro bene qua bisogna uno mettere qui un profilo in modo che arriva questa compressione, questa compressione viene trasmessa alle due bande. Qua bisogna mettere un altro profilo saldato in maniera tale che arriva questa trazione che si trasmette qua e arriva l'altra pianta banda, altrimenti si strappa la pianta banda, ragazzi. E se il momento è molto grande, qui succedono delle cose, per cui bisogna mettere un altro elemento qua che serve per non far ingozzare l'anima. Insomma, un nodo incastro non c'è, è complicato. Non è una cosa, è un'opera di, diciamo, un'opera che viene fatta, e questa, diciamo, non si può fare. Questa parte la puoi fare in officina, per esempio i pilastri li puoi già disporre con queste, però parte la devi fare in cantiere, e le condizioni di cantiere sono difficili, se tu devi fare le saldature, devi stare attento che non ci sia acqua, che non ci sia polvere, altrimenti la saldatura. Sono cose complicate, sono delle robe complicate. Poi dall'altra parte, quando si tratta qui, se io devo fare l'incastro in questa direzione, segnatevelo, cioè è molto più difficile, perché? Perché, vi ho detto, l'incastro trasmette il momento. Se io devo trasmettere il momento, devo dialogare con le parti che devono portare il momento. In questi profili, le parti che devono portare il momento sono le piattabande. Quindi se io devo fare l'incastro da questa parte, mica posso appoggiarla sull'anima. Cioè, che significato ha? Io devo trasmettere un momento che dialoga con le piattabande e io mi collego all'anima. Questo è il motivo per cui se dovete fare uno sbalzo, dovete lasciare, ragazzi, e lo sbalzo, ricordatevi per favore di sbalzare dalla parte giusta. Se dovete mettere una mensola ad un pilastro, sbalzate dalla parte giusta, non la metterete da questa parte, perché da questa parte è assurda. Perché è assurda? Perché una mensola sta in equilibrio perché nasce un momento flettente, quindi voi dovete trasmettere un momento flettente al pilastro. Se lo trasmettete da questa parte, quindi è naturale metterlo sull'anima, ma l'anima col momento flettente non ci dialoga, capite? Sono le piattabande quelle che diamo sul momento flettente. Tutto questo fa sì che il mondo dei nodi è un mondo complicato, non è un mondo semplice. Capite quello che vi sto dicendo? È un mondo che è adeguatamente progettato. Se voi guardate un progetto di una struttura d'acciaio e guardate le pagine,
di un progetto vero, finito, non una bozza di relazione, ma in generale, guardate quanto spazio ci vuole per la verifica degli elementi e quanto spazio ci vuole per la verifica dei nodi. Cioè, i nodi si prendono tanto, ma tanto spazio. Tutto questo perché ve lo dico? Ve lo dico per farvi capire che praticamente nell'acciaio spesso, cioè, non si fanno i nodi, cioè, se la struttura non è impegnativissima, non si fanno i nodi in castro, ma si fa così. Tutto il telaio d'acciaio viene pensato con tutti i nodi cerniera, guardate. Quelli sono i componenti d'acciaio, poi ci sono
insetti che più o meno stanno dappertutto, insomma, dappertutto voi trovate dei setti, perché il blocco servizi lo concepite con parzialmente o totalmente con dei setti. Quelli sono degli elementi che hanno una grandissima rigidezza, perché sono elementi molto lunghi. Immaginate un setto come se fosse un pilastro, no? Immaginate un setto, questa è una pianta, e qua avete per esempio una cosa così, tutto in cemento armato. Questa può essere vista come un enorme pilastro in questa direzione, è un enorme pilastro in questa direzione. Il momento di inerzia di una cosa di questo genere, in questa direzione, che magari è lungo 2 metri, è un momento di inerzia spaventoso, capite? Perché ricordate che il momento di inerzia è una sezione rettangolare, è un dodicesimo di h cubo, in questa direzione h è questo, ne sono 2 metri, è un momento di inerzia enorme, quindi ha una grandissima rigidezza, ok? Questi, attenzione, questo vuol dire attenzione a dove mettete i setti, perché i setti hanno una grande rigidezza e sono anche dei controventi. Quindi abbiamo cominciato a parlare dei piani in cemento armato, nella struttura in cemento armato sono i controventi più importanti. Setti in cemento armato, vi ho detto attenzione a dove li mettete, perché sono molto rigidi e possono squilibrare la rigidezza, diciamo, della struttura. Abbiamo parlato di telai di legno, okay? Che però per essere controventi devono avere i nodi in castro, vi ricordo, perché sennò hanno lo stesso problema dei telai d'acciaio, in cui la tecnologia dei nodi è complicata, allora si preferisce controventare aggiungendo dei sistemi reticolari a dei telai che sono labili da un punto di vista orizzontale. Poi sto facendo una carrellata di sistemi costruttivi per dire che il problema, diciamo, della rigidezza è complicato dal fatto che ogni sistema costruttivo, ogni materiale porta con sé i sistemi costruttivi, no? Per esempio nell'ambito delle tecnologie del legno i setti sono molto presenti, no? Perché ci sono delle strutture, delle tipologie che vivono solo di setti, per esempio gli edifici in crosslam, no? Con cui si fanno anche, diciamo, in questo momento edifici multipiano in legno, no? Allora tutte le strutture verticali sono i setti, che sono come se fossero i pilastri. Attenzione, mi raccomando, fateli corrispondere da un piano all'altro e non createli, non metteteli in falso. Questo ovviamente non può che essere così, perché ognuna dei materiali richiederebbe un corso, e c'è un corso di 4 crediti del professor Nuti in cui si parla di materiali innovativi, in cui si toccano, perché si toccano anche le tecnologie del legno, è opzionale. Ve lo consiglio, vi consiglio, diciamo, di fare tutti i corsi che voi non trovereste gratis nei crediti, diciamo, degli ordini degli architetti. Allora, tutto questo serve per dire che esiste una varietà di strutture che si chiamano controventi. Queste strutture servono, sono fondamentali per conferire ad un edificio rigidezza, resistenza e duttilità in piano sotto le azioni orizzontali. Come si dispongono nella pianta? E questo è il problema fondamentale. Si devono disporre nella pianta in maniera tale che ci sia un'adeguata simmetria della rigidezza in pianta. Cioè che non ci sia tutta la rigidezza ammucchiata in un lato o dall'altra parte. Innanzitutto, quanti bisogna disporre in pianta? Allora, se voi capite che questi sono dei vincoli o comunque delle strutture che servono per portare la forza orizzontale a terra, la risposta l'avete da sé. Questo è un impalcato, no? Arriva una forza orizzontale che deve essere adeguatamente vincolata. Quanti vincoli servono? Sono necessari, indispensabili affinché l'impalcato non sia labile nel suo piano? Quanti vincoli servono? Questo è un corpo rigido piano. Quanti vincoli servono per fermare l'impalcato per forze orizzontali? 3. Quindi servono almeno 3 controventi che non siano collineari. Cioè, se per me questo è un controvento, immaginiamo che questo sia un controvento, se guardando l'edificio dall'alto sia il simbolo di un controvento. E io devo fermare questo impalcato, me ne servono almeno 3. Io li ho schematizzati con dei carrelli, perché voglio farvi capire che praticamente devono bloccare il mondo. Possono anche essere carrelli elastici, nel senso che mentre si spostano comunque equilibrano l'impalcato.
dei setti, almeno tre, sono delle croci di Sant'Andrea, questo è un imbalcato, per ogni piano almeno tre, non collineari, ok? Perché devono impedire lo spostamento del giro dell'imbalcato. Sto guardando l'imbalcato adesso. Quindi almeno tre e come messi è là. C'è la formula magica che dice le cose. Messi in maniera tale che il centro delle rigidezze dei controventi più o meno coincida col centro d'area dell'imbalcato, che più o meno coincide col centro di massa. Perché sull'imbalcato l'area e la massa praticamente coincidono. Dove c'è l'orizzontamento ci sta massa, ok? Quindi significa, attenzione, dove mettete le gabbie scale e i setti, voi tendete tutti a sbatterli in un angolo praticamente, quell'angolo diventa il centro delle rigidezze di imbarcato, che significa sostanzialmente, e vediamo se riesco a spiegarvela adesso, non è detto che ce la facciamo, significa sostanzialmente che è il punto intorno a cui l'imbarcato ruota in caso di presenza di forza orizzontale. Ok? Di forza orizzontale. E noi questo lo vogliamo evitare. Allora, questa cosa forse andava detta chissà quando, prima che voi cominciaste a dimensionare, eccetera, però voglio dire, c'è sempre spazio per poter aggiungere un controvento per equilibrare o per spostare praticamente una gabbia scale, oppure per ridimensionare i setti che non hanno nessun significato strutturale e vengono messi là solo per pigrizia mentale. Questo è il motivo per cui io, diciamo, ho detto a molti di fare una cosa di questo genere. È veramente necessario avere tutti questi setti? Perché molto spesso voi cosa fate? Prendete i setti murari, che sono dei setti che sono indispensabili per la definizione di uno spazio, per metterci dentro cadeli, per questioni, diciamo così, di antincendio, eccetera. Quindi sono indispensabili e li trasformate in setti portanti. Questo è sbagliato. I setti murari possono anche essere non portanti. Dipende dal materiale con cui sono fatti. Cioè voi avete bisogno di un divisorio, ma perché lo dovete fare con bei mattoni pieni di 30 cm? Fatelo con mattoni forati, metteteci un bel cartongesso che è anche ignifugo sopra i mattoni forati, voglio dire. Mettendolo dei mattoni forati voi riducete moltissimo la capacità portante e quindi potete, tra virgolette, considerarlo non strutturale, ok? Basta, cioè vi serve intorno alla gabbia scale per questione antincendio, mettete del materiale ignifugo praticamente antincendio, ma non deve essere necessariamente cemento armato. L'errore che la maggior parte di voi fa è quello di tradurre il setto, che ha una funzione distributiva, ha tante funzioni, in setto in cemento armato. Poi altra cosa che fate, prendete queste gabbie, ascensore, scale belle robuste, le sbattete ai margini di una struttura e lì avete squilibrato la rigidezza del vostro edificio. Chiaro? Quindi o siete pronti a metterli simmetricamente al centro, in maniera tale 2-3 che i centri coincidano più o meno col centro d'area, o se non siete pronti a fare questo, dovete drasticamente diminuirne la struttura, o ancora peggio, giuntarli, tagliarli, separarli dalla struttura con un giunto tecnico che è un taglio, un vero e proprio taglio. Okay? Parliamo un attimino dei giunti tecnici, adesso lo dico perché voglio ripetere, che cos'è un giunto tecnico? Un giunto tecnico è una separazione strutturale che va da cielo a terra fino alla fondazione. Ok? Separazione. Separazione vuol dire che le strutture non dialogano. Ok? Cioè significa che qui finisce una struttura, dopo 10 cm c'è l'altra struttura, da sopra a sotto. Nessun collegamento strutturale, ok? Questa cosa del giunto tecnico vi può risolvere un sacco di problemi, perché strutture molto complesse possono essere semplificate non facendo corrispondere l'unità architettonica all'unità strutturale. Voi avete delle strutture magari complicate che sono un unicum architettonico, una parte bassa di tre piani che si avvicina e si dialoga, diciamo così, architettonicamente con un edificio di 10, ok? È una roba molto pericolosa in zona sismica, perché la differenza d'altezza e quindi la differenza di rigidezza porta una risposta diversa all'azione orizzontale e può portare, quasi sempre lo porta, azioni di martellamento della struttura bassa su quella alta. Che si fa? Si divide.
si divide, si taglia, si concepiscono come due strutture separate da un giunto tecnico, 5 cm, 10 cm, poi ci si mette dentro in questo giunto del materiale che praticamente non ha rigidezza, non ha resistenza e quindi si rompe alla prima scossa e le due strutture rimangono indipendenti, capite? Quindi il giunto tecnico è una cosa da utilizzare sapientemente per regolarizzare le cose, no? A volte quando non si può fare a meno di mettere in una struttura bella simmetrica una gabbia scale pesante in un posto eccentrico, molto diverso dal centro, che si fa? Si taglia. Cioè non la si fa dialogare col resto della struttura, capite? Si taglia, si separa, tutta la... si pensano come due strutture concepite indipendenti, così capite, devono stare in piedi da sole, non che qualcosa si appoggia all'altra, devono stare in piedi da sole e poi avvicinate a una distanza di una decina di centimetri. Avete capito? Avete capito che significa? Cioè tagliarle, farle vivere separatamente e avvicinarle a una distanza di 10 cm, non quei 10 cm, polistirolo, vetro, metteteci delle cose che appena diciamo avviene qualcosa di importante si rompono e le strutture vivono di vita singola propria. Questo lo dico perché è molto 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 importante, io guarderò il vostro, la vostra pianta anche da questo punto di vista, capire se la struttura è simmetricamente rigida, ok? Questo simmetricamente rigida, ve lo ripeto, è una cosa, è una formula magica praticamente, poi vale solo per un impalcato, però per dargli il senso, per dargli un primo cenno di queste cose, che voi riuscite, il cui valore riuscite a capire solo quando voi impattate delle strutture molto irregolari, ok? Perché se non fate progetti impegnativi, voi non ve ne accorgete. Voi ve ne accorgete adesso che vi siete lanciati in progetti impegnativi. Se qualcuno invece ha fatto un bel rettangolo con tre pilastri sopra e sotto, al centro ci ha messo la gabbia scale, la gabbia ascensore, questo problema non ce l'ha. Ma se qualcuno invece si è inventato delle cose complicate, ben venga, perché è l'ultimo momento in cui lo potete fare, da un punto di vista strutturale avrà problemi. E nella risoluzione dei problemi si fanno delle cose. Quindi, formula magica, il centro delle rigidezze deve essere vicinissimo a coincidere o a più coincidere con il centro d'area di impalcato, e il centro d'area dell'impalcato praticamente coincide con il centro di massa della struttura. Sto parlando di un impalcato, quindi questo discorso è preciso solo per una struttura a un piano, ma farla a più piani necessita di strumenti che sono out rispetto all'obiettivo di questo corso. Dobbiamo fare altre cose, ragazzi, dobbiamo fare gli archi, dobbiamo fare i graticci, dobbiamo fare qualche struttura curva bidimensionale, abbiamo altre cose da fare. Ah, mi hanno detto che quest'anno il corso è più pesante rispetto all'anno scorso. C'è qualcuno che ha seguito il corso l'anno scorso? È più pesante? No? Tu? Perché voi ripetendo non trovate la difficoltà, è vero. Comunque più denso? Allora vi dico la cosa, rispetto all'anno scorso è più denso. Perché l'anno scorso io molte volte facevo due lezioni sullo stesso argomento ed era la stessa lezione, perché mi rendevo conto che il concetto era importante, è questa del centro delle rigidezze, su cui verrà fatta un'esercitazione. Dopo, a gennaio, faremo sicuramente l'esercitazione sul centro delle rigidezze e forse un'esercitazione sull'arco, forse, che dovete postare. Però mentre per il progetto voi avete la scadenza dell'ultimo giorno di lezione, per l'esercitazione vi lascio più tempo. Allora, una cosa importante, il centro delle rigidezze, il centro, che io vi ho detto, voi queste cose le conoscete, centro di sistemi di forze. Centro di area, centro di gravità, centro delle rigidezze hanno in comune
dice, professore, dove stanno i dettori qua? E diciamo, però ora lasciamolo un pochettino in sospeso, perché in alcune cose è chiaro dove sta il vettore, in altre cose il vettore viene utilizzato come, diciamo, escamotage per far capire che quella grandezza, diciamo, ha bisogno di due componenti, perché voglio dire, l'area sicuramente non è un vettore, no? L'area sicuramente non è un vettore, è una misura, no? Però il centro d'area ha due coordinate, è un punto in una sezione. Avete presente? Il centro del rettangolo, che cos'è? È il centro d'area del rettangolo. Questo punto ha due coordinate. Quindi il fatto che tutti questi siano punti di un piano, quindi hanno due coordinate, si trasforma in queste due coordinate, si portano dietro una grandezza che ha due numeri per essere definita, e questa grandezza che ha due numeri per essere definita è un vettore in un piano. Quindi anche se voi non lo vedete, qua ci sono i vettori dietro. E tutto questo, dispensa dei centri, andatevelo a vedere, e possiamo astrarlo, tirar fuori, come centro di un sistema di vettori paralleli. Allora, io questa cosa la faccio, ed è anche, diciamo, c'è anche una sua complessità, e la voglio fare così quest'anno, perché nella dispensa del centro dei sistemi di vettori paralleli lo sforzo è stato fatto, cioè uno sforzo scientifico. Cioè, che cos'è uno sforzo scientifico? È uno sforzo di generalizzazione, ok? Siccome voi ogni volta che ritornate a questo corso, vi dimenticate che avete fatto il centro delle forze, vi dimenticate che cos'è un centro di gravità, e a malapena riconoscete il centro d'aria solo per sezioni simmetriche, però se già vi chiedessete, scusate, me lo fate il centro d'aria di questa qua, non so quanti di voi sarebbero capaci di trovare il centro d'aria di questo, ok? Allora, proprio per questo, quest'anno è stato fatto uno sforzo di generalità, di ricordarvi che praticamente tutte queste centri d'aria, centri di gravità, centri di massa, centro delle rigidezze, centro dei sistemi di forze parallele hanno dietro un unico concetto, che è il centro di sistema di vettori paralleli. Quella dispensa vorrei che ve la studiaste, ok? Perché parte di quei concetti là, voi li avete già, li dovete solo risistemare, e così vi ricordate che stiamo praticamente afferendo e facendo riferimento ad un unico concetto, che è il centro di un sistema di vettori paralleli, che ora io vi ripeto per arrivare a una formuletta. Guardate, innanzitutto che cos'è un sistema di vettori paralleli? È un sistema di cose fatte così. È un sistema di vettori paralleli? Sì o no? Sono vettori? Sì. Perché sono vettori? Sono segmenti orientati, vedete, hanno una lunghezza, una direzione, una freccia per dire dove vanno, e hanno pure un punto d'applicazione. Sono vettori. Sono paralleli? Sì, perché la direzione è unica. Quindi questo è un sistema di vettori paralleli. Ognuno di queste è, questo lo chiamiamo V1, questo lo chiamiamo V2, questo lo chiamiamo V3, questo lo chiamiamo V4, questo lo chiamiamo V5, questo V6 e questo V9, perché non sappiamo se sono essere 10, 15, 28, quindi che sono. La caratteristica importante di questi che sono paralleli, cioè condividono cosa? La direzione. Che cos'è la direzione? Sapete voi che cos'è un versore? Allora, tutti questi cosi condividono un vettore che io chiamo E. Questo vettore E è il versore di tutti questi vettori, no? È un versore, cioè è lungo uno. Poi ci sono, ovviamente ho dovuto scegliere la direzione, ho scelto questa qua, no? È lungo uno, quindi vuol dire che la lunghezza di questo vettore è 1. Poi V5, per esempio,
quante volte più grande è? 3, 2, 2. Quindi V5 sarà tipo, non so, 2E. Siete d'accordo? V1, come sarà scritto? V1 sarà 3, no? Per o meno, meno 3E, no? Quindi cosa vuol dire? Che ognuno di questi si può scrivere in questo modo. V in generico lo posso scrivere sicuramente E. E poi qua ci devo mettere un numero. E questo numero è o positivo o negativo. E mi dice quante volte, è come se fosse un'unità di misura, no? Quindi lo posso chiamare così, alfa con I, E. Perché ognuno c'è il suo alfa. Infatti abbiamo visto, qua c'è 3, qua c'è 2. E questo abbiamo detto, qua è meno 3, no? Ok? Quindi posso scrivere così questo vettore? Ognuno di questi vettori? Sì. Perché? Perché sono vettori paralleli, lo vedete? Condividono la stessa direzione. Questa è la caratteristica. È ovvio che il centro di gravità si unisce ai vettori paralleli, perché se io voglio trovare il centro di gravità del mio corpo, cosa devo fare? Devo immaginare in un processo al limite, perché il processo al limite, qua io ho un corpo continuo e quindi ci dovrebbe essere un integrale. Però immaginate in questo modo, immaginate il limite del mio corpo in 10 pezzi. No? Le due braccia, le due gambe, la testa. E poi praticamente, no, forse sono troppi 10 pezzi, 2, 4, 3, facciamo che sono 7 pezzi. Le due braccia, la testa, le due gambe e rimangono il busto che divido a metà. Qua, tagliato così. Ognuno di questi ha un suo peso, perché se io lo prendo, immaginate segato, messo su una bilancia, pesa, ok? E il peso è una forza che va verso il basso, quindi io sono un sistema, il mio corpo è un sistema di vettori paralleli, lo capite? Cioè certo che se mi muovo non si sa bene dove sta il punto d'applicazione, perché se faccio così, allora il punto d'applicazione delle braccia sta dove sta più o meno il punto d'applicazione della parte di sopra del torso, se sto così il punto d'applicazione del peso delle braccia sta a metà del braccio, no? Così come secondo dove mi metto, che è poi una cosa abbastanza complicata che uno impara a fare camminando nella vita, perché poi l'equilibrio eccetera, noi senza saperlo impariamo un sacco di cose, diciamo muovendoci, però cioè, c'è molta più meccanica nel nostro corpo in maniera istintiva che non diciamo nella nostra testa. Questo ve lo garantisco. Basta spostare un motorino in salita o in discesa e vi rendete conto, fermo, senza, e dopo sapete un sacco di meccanica. Sapete di attrito, sapete di equilibrio, sapete dove dovete buttare il corpo, lo sapete dove dovete buttare il corpo per tirare questo cacchio di motorino. Pratica, lo sapete, quindi c'è molta meccanica in voi. E poi anche deve sta qua, non deve stare nella parte limbica, deve stare qua, nella parte della corteccia frontale. Allora, io sto cercando di fare questo, no? Di tirarvi la meccanica che voi sapete in un'operazione magnetica in cui dalla parte limbica arriva, insomma, nella parte frontale, nella corteccia frontale. Allora, questo per dirvi che il centro di gravità, lo capite che cos'è? È il centro di questi vettori paralleli. La mia mano c'ha un peso, un vettore parallelo, l'avambraccio c'ha un peso, un altro vettore, sono tutti paralleli perché scendono verso il basso, capite che siamo in questo contesto qua. Allora, una volta che abbiamo scritto i vettori paralleli in questo modo, inizia una piccola storia che parla di questo. Ok? Esiste il concetto di momento di vettore. Di un vettore. Perdonatemi, è concettuale questa, lo dovete fare. Voi avete riconosciuto il momento di una forza, no? Il momento di una forza sta nell'ambito dei momenti delle forze, però anche il vettore può avere un momento, ok? Come si fa il momento del vettore? Se io ho un vettore che ha un punto di applicazione A e ho un punto O, e questo è il vettore V, il momento del vettore, quindi il momento del vettore rispetto a O si scrive così. A meno O, vettore V. Questo lo conoscete? Sì, no? Lo conoscete? Questo? Prodotto vettoriale si chiama. Pronto, l'avete fatto. Non c'è un modo più semplice per fare questa cosa in questo modo, ok? E tutto quello che scrive alla lavagna è tutto scritto nella dispensa, va bene? Allora, se ognuno di questi ha il momento, diciamo, come si fa a trovare il momento risultante di questi vettori? Lo sapete, perché se voi mentalmente sovrapponete al concetto di vettore forza, ci avete tutti i concetti.
come si trova il momento di una forza? Ma la forza è quello. Ho solo sostituito la parola vettore. E come si trova il momento risultante? Cos'è il momento risultante? Ogni vettore rispetto a O, cioè un suo momento, li calcolo tutti e li sommo. È chiaro? Quindi il vettore V1, il vettore V1 rispetto a O, che momento c'ha? A con 1 meno O, vettore V1. E il vettore V3 rispetto a O? A con 3 meno O, vettore V3. Sapete che cos'è A meno O, ragazzi? Qualcuno di voi lo sa? Che cos'è A meno O? A meno O. Questa A che cos'è? Un punto. O è un punto. A meno O che cos'è? La differenza dei due punti, che è il vettore distanza. È un vettore a differenza dei due punti, perché A meno O è questo vettore qua. Che parte da O arriva da? Chiaro? Ok. Se no non potevo fare il prodotto vettore, che si può fare solo sui due vettori. Quindi questo è un vettore, questo è pure un vettore. E come il vettore, il momento del vettore R, com'è? A con N meno O, vettore Vn. D'accordo? No? Allora, il risultante di tutti questi vettori, che cos'è? Il vettore risultante, che cos'è? La somma di tutti i vettori. E il momento risultante? La somma di tutti i momenti prodotti dai vettori. Quindi il risultante R è la sommatoria che va da una rete di vettori. E il momento risultante rispetto a O, che mi sono incaponita con O, è la sommatoria che va da 1 ad N di A con I meno O vettore V con I. Questo, se al posto di vettore pensate alle forze, ce l'avete, perché l'avete fatta meccanica. Solo che io non voglio arrivare a definirvi il centro delle forze, perché sennò poi sono costretta a definirmi nuovamente il centro delle rigidezze, sono costretta a definirvi il centro d'aria. No, voglio arrivare a definirvi un concetto più alto che li contiene tutti, che è il centro di sistemi di forze parallele. Ok? Dove sta il parallelismo? Qui il parallelismo non c'è, il parallelismo c'è nel momento in cui io scrivo quello che ho cancellato, cioè che il vettore è uguale a alfa I L. Questi sono i vettori paralleli. Questo significa essere paralleli. Significa che ogni vettore condivide il versore. Quindi io ancora là non ho scritto niente. Quando è che scrivo che i vettori sono paralleli? Nel momento in cui metto qua dentro alfa con I è. E siccome io ho, lo vedete qua che succede, guardate, la capite, lo capite questo simbolo? Questo simbolo è, io mi calcolo sta roba e lo sommo, mi calcolo sta roba e la sommo, mi calcolo sta roba e la sommo. Nella sommatoria c'è un indice I che sta qui. Tutto quello che non dipende dall'indice lo posso tirar fuori, esattamente come, perché ricordate che integrale e sommatoria hanno sono parenti stretti, sono cugini, sono fratelli. Quando io faccio l'integrale di f, che so, di 3x in x, tutto quello che non dipende da x io lo posso tirare fuori. E quindi scrivo 3 integrale di x in x, no? Allora, l'integrale al continuo svolge lo stesso ruolo che la sommatoria fa quando il numero di cose che devo sommare è finito. Vi ricordo che l'integrale è una somma che va all'infinito, mentre la sommatoria è una somma che si ferma a n. Io non ve l'ho definito, ma n potrebbe essere 3, 4, 5. Quindi, se questo è vero, io tiro fuori f. Allora, ricordo che questo discorso è complesso, ma non è complicato. Allora, la differenza fra il complicato e il complesso è il fatto che il complicato non se ne viene a capo, il complesso se ne viene a capo se uno si mette davanti un tempo ragionevole per fare con lentezza tutto quello che sto facendo io. Vi è chiaro? Non fate sbaglio, significa solo che dovete sacrificare un po' più di tempo. Andiamo qua. Anche qui possiamo fare la stessa cosa, lo vedete? Possiamo scrivere questa roba qua.
Però non possiamo, abbiamo qualche difficoltà a tirar fuori sta roba perché qua c'è un prodotto vettoriale ed è, mamma, tenuto là. Allora, una volta che abbiamo definito la risultante è il momento risultante rispetto a un punto di questi, di questo sistema di vettori, prima dobbiamo trovare una relazione fondamentale che voi conoscete e poi definiamo il centro. Allora, la relazione fondamentale che io vi propongo è questa qua. Non so se la ricordate, se l'avete fatta. Significa che dato un sistema di vettori, il momento risultante rispetto a un punto è uguale al momento risultante rispetto a un altro punto più il prodotto della risultante per la distanza fra due punti. Sembra una roba drammatica. Invece guardate che cos'è. Mi sono creato il sistema equivalente di questa forza applicata qua. Se io voglio applicare questa forza qua, lo posso fare, però cosa devo fare? Devo aggiungere il momento di questa forza rispetto a questo punto. Questi sono due sistemi equivalenti. Vedete che sono equivalenti? Allora, se adesso voglio fare il momento rispetto ad A, il momento rispetto a A, io lo faccio, il momento rispetto a O, il momento rispetto a O più la risultante per il braccio più F che moltiplica A meno O. Diciamo che stiamo facendo tutto quanto in termini scalari. Ah no, il momento rispetto a quant'è? F per le mezzi più F per le mezzi, il risultato è FL. Cioè questa cosa la facciamo miliardi di volte. Quando facciamo, diciamo, creiamo e determiniamo il momento risultante di un sistema di forze, noi utilizziamo sempre questa, ok? Perché sappiamo bene che ogni volta che vogliamo spostare il punto d'applicazione di una forza, se il punto d'applicazione della forza lo spostiamo lungo la direzione della forza, non c'è nessun problema, lo possiamo fare. Se invece lo spostiamo parallelamente alla direzione della forza, noi lo possiamo fare purché aggiungiamo il momento prodotto da questa forza per il braccio efficace. Il braccio efficace che cos'è? La distanza fra la forza e il punto rispetto a cui vogliamo spostare la forza, purché preso perpendicolarmente alla direzione della forza. Lo facciamo sempre questo. Ed è questa. Ed è questa. Questa roba si può dimostrare. Si può dimostrare scrivendo il momento risultante rispetto a qui e poi vedendo che cosa esce fuori. Io ve la dimostro. Perché questa è tutta algebra. È tutta algebra e quindi se è dimostrabile ve la dimostro. Allora, supponiamo ragazzi di avere la risultante di un sistema di forze e di avere il momento risultante rispetto a un punto, ok? Che succede se voglio calcolare il momento risultante rispetto a un altro punto? Succede quella, per esempio rispetto a P. Come si calcola il momento risultante rispetto a P? Si calcola così: la sommatoria per I che va da 1 a n di A con I meno P vettor mu con I. È vero? È vero sì o no? E questa? Ogni vettore ha un punto d'applicazione. Questo punto d'applicazione deve fare polo in P e qui si deve calcolare il momento e si somma i momenti. Ok? Se queste cose non ve le ricordate, questo è il momento di andare a rivedere. In un modo o in un altro. Poi, insomma, voglio dire, vediamo che preparazione avete. Posso scrivere che A con I meno P è uguale a A con I meno O più O meno P?
Posso farlo? Che poi va letto così? Allora, vediamo se lo posso fare. A con il meno P che cos'è? È un vettore. Questo vettore può essere la somma di due vettori? Sì. Bene. Ma A con il meno P è anche una cosa molto importante, perché il vettore che porta da A con I, ok? Allora vediamo un po' di vedere che cosa succede. Io ho A con I, ho P e ho O. Io posso decidere, guardate, di andare da P ad A con I in questo modo. Lo posso fare? Questo che cos'è? A con I meno P. Oppure posso fare così. Ci sono arrivata? Sì. Questa è, guardate, questo è O meno P e questo è A con I meno O. Quindi io sto dicendo qua, non solo che un vettore è la somma di due vettori, ma sto anche dicendo che per andare da P ad A con I, io posso fare così. Prima vado da P ad O e poi vado da O a con I. Questa è una delle caratteristiche delle differenze fra punti. Ok? Distanze vettoriali. Allora, se questa è vera, io la scrivo qua e qui ci avrò che questa è sommatoria per i che va da 1 a n di, apro una parentesi, a con i meno o più o meno p, tutto quanto vettore con i. Siccome la somma la divido, la sommatoria per i che va da 1 a n di a con i meno o vettore con i più la sommatoria per i che va da 1 ad n di O meno P vettore buco I. Questo qui che cos'è? Guardate, la sommatoria di A con I meno O per buco I, la riconoscete? MO, vedete? MO. Quindi questo è MO, che ci abbiamo già il primo pezzo. Poi da qui dobbiamo tirar fuori la risultante, ok? Vediamo un pochettino se c'è la risultante qui. Perché O meno P, lo vedete che non è indicizzato? Vedete che O meno P non è indicizzato? Cosa vuol dire che non è indicizzato? Non c'è dentro I, che è questo indice. Se una cosa non è indicizzata, io la posso tirare fuori dalla sommatoria? Sì. Allora ci avrò più O meno P vettore sommatore I di buco I. Vedete il risultante? Vedete R grande? Dove sta R grande? R grande è qua. R che cos'è? Il risultante del sistema di vettori, lo vedete? E la somma dei buconi. Lo vedete qua adesso? Dove sta? Qua. Allora questo è M con O più O meno P vettore risultante. L'unica cosa che devo fare adesso è cambiare la posizione. E la domanda è O meno P è uguale a meno P meno O? È così? Sì. Allora questo lo metterò meno P meno O, e siccome, spero che ve lo ricordiate, A vettor B è uguale a B vettor A, questo prodotto vettoriale antisimmetrico, vabbè, fa niente, questo si scrive MO più R vettore P meno O. Ve lo voglio dimostrare, l'ho dimostrato, cioè vi ho dimostrato una cosa che, vi ripeto, si fa spesso. Non intestarditevi, diciamo, a voler scrivere tutto e capire tutto, perché tutto è scritto nella dispensa dei centri, ogni passaggio è scritto e tutto è rivedibile su YouTube, ok? Perché faccio questo? Perché vi deve entrare nella testa che centro di gravità, centro di rigidezza, centro d'aria, centro di massa ha una metastruttura più alta, e grazie a Dio che esiste la matematica, perché la matematica collaziona questi concetti, altrimenti sembrano tutti figli di un fenomeno diverso, ok? La cosa importante è che voi abbiate capito che c'è un modo logico, semplice, non semplice, complesso ma non complicato, per arrivare a dire questa cosa, che c'è una legge che regola il momento risultante dei sistemi di vettori, ed è questa. Questa è una regola che vale e l'avete applicata istintivamente. Tra parentesi, quando un sistema
di vettori c'ha la risultante nulla, il momento non dipende dal polo, perché se io qua ci metto 0, al posto di R trovo che MP è uguale a MO, anche se P è diverso da O. Questa cosa, anche su tutti i concetti che emergono, l'avete vista qua. Questo qua è un sistema di forza risultante nulla. È un sistema di forza risultante nulla, no? Io posso prendere il polo qua e il risultante, il momento risultante di questo quanto vale? Lo sapete, forza per me. Se voi sapete che il momento risultante, dovunque io lo prendo, vale forza per braccio, e perché vale questa. Che il momento rispetto a P, il momento rispetto a O, qualunque siano P e O, sono uguali, perché il risultante è nullo. Questo l'avete applicato miliardi di volte, ma è figlio di una regola generale. Ok? Ok. Qual è il motivo per cui io praticamente, diciamo, li tiro fuori questa? Perché mi posso fare una domanda. Se questa qui si chiama legge di variazione del momento risultante rispetto al polo e mi dice che il momento risultante cambia a seconda di qual è il polo. Perché? Perché la risultante sposta il suo punto d'applicazione, ogni volta che cambia il polo, questa sposta il suo punto d'applicazione e cambia il braccio. Esattamente come il discorso della mensola. Adesso dice questo. Dice questo, che se io cambio il punto rispetto a cui vado a fare il polo, io cambio il braccio della risultante, quindi il momento cambia, questo sta dicendo. Ok, la domanda è, esiste un punto rispetto a cui il momento risultante è zero? Questo punto lo chiamiamo centro. Esiste un punto rispetto a cui il momento risultante è zero? Questo punto lo chiamiamo centro. Non l'avete mai fatto, l'avete fatto un sacco di volte. Tutte le volte che praticamente prendete un carico ripartito e gli sparate l'asse centrale al centro, state facendo questo. Esiste un punto rispetto a cui il momento risultante è zero? Certo, si chiama asse centrale. Asse centrale in quel caso proprio di sistemi di forze parallele, perché i carichi verticali sono tutti paralleli. Sono tutti paralleli, solo che qua lo stiamo attribuendo ai vettori paralleli, perché la rigidezza non è proprio una forza, è un altro ente direzionale che posso vedere come un vettore praticamente, ok? Allora, esiste un punto rispetto a cui il momento risultante è zero? Se esiste sicuramente quando la risultante è diversa da zero, lo chiamo centro. Quindi la mia domanda è, se io mi concentro, voglio trovare questo punto, MC, che sarà MO più R vettore C meno O, e deve dare un momento zero, io posso trovare una formula di questo centro? Voglio arrivare a una formuletta del centro. La formuletta che praticamente poi si applica quando si trova il centro delle rigidezze, ma che voi potreste applicare quando trovate il centro delle forze, no? Voglio arrivare a una formuletta. Se me la posso dire la formuletta, per esempio, che ne so. Procedere con la statica grafica, no? Oppure potrei fare così, potrei utilizzare una formula. Se queste le chiamo x, io potrei scrivere questo, ok? Questa è la forza, diciamo, la forza 1, questa è la forza 2, questa è la forza 3 e questa è la forza 4. Questo, diciamo, prendo questo punto come riferimento, O. Questa qui la chiamo x2, questa qui la chiamo x3, questa qui la chiamo x4 e x1 uguale a 0, no? Perché sta proprio nel punto in cui faccio polo. E allora posso dire che x del centro è fatta così, è la sommatoria di x con i per f con i diviso la sommatoria delle f con i. L'avete mai vista questa? Come l'avete chiamata questa formula del baricentro? Come la chiamate? Perché? Perché il baricentro
tirando fuori la formula di un centro in sistema di vettori paralleli, che rappresenta di volta in volta un centro d'area, un centro di massa, un centro di forze. Questo in questo caso è il centro di un sistema di forze, praticamente, oppure un centro delle rigidezze. Arriviamo a questa formula in termini vettoriali e poi in termini scalari. Allora, abbiamo scritto che noi vogliamo, cerchiamo il punto rispetto a cui il momento è zero, quindi lavoriamo su questa, su MO uguale più R vettore C meno O uguale vettore nullo. Ok? Bene, adesso dobbiamo ricordarci che siamo in un sistema di vettori paralleli. Allora, scriviamo così: MO uguale meno R vettore C meno O. E questo lo possiamo scrivere, Marco, lo possiamo scrivere R vettore O meno C? Sì. Sì, grazie. Allora, vediamo un po' che cos'è MO. Qualcuno mi dice che cos'è MO? È la sommatoria in I di A con I meno O vettore U con I. Non è questa? U con I come è fatto così, la somma, stiamo dicendo, adesso andiamo in un sistema di vettori paralleli, vettore alfa con I è così? Sì. R come è fatto? Ve lo ricordate? La sommatoria in I di alfa con I per E, che abbiamo scritto, è la sommatoria in I di alfa con I. Bene. Possiamo sostituire là dentro queste cose e troveremo che... va bene, sostituiamo, le trovate scritte sulla cosa, però non usciamo lì. Tanto le riscrivo, la, primo membro, questo, primo membro, sommatoria di A con I meno O, vettore A con I E, secondo membro, praticamente R, quindi E. E sommatoria in I di alfa con I vettore O meno C. O meno C. O meno C. Che viene una cosa di questo genere. Allora, viene C meno O vettore E per la sommatoria in I di alfa con I. Alfa con I. Questo lo posso spostare qua? Domanda. Vediamo se le proprietà mentali. Questo lo posso spostare qua? Sì, perché è un numero, no? Questo qui lo posso spostare, questo è un numero, questo vettore. Quindi lo posso scrivere così: sommatoria di alfa con I per A con I meno O, vettore E, e questo lo posso scrivere in questo modo: sommatoria di alfa con I per C meno O vettore E. Vi faccio vedere una cosa. Vedete? Cosa vi sto facendo vedere? Vi sto facendo vedere con questa delimitazione cosa questi due prodotti hanno in comune e questi, cosa questi due prodotti hanno di diverso. Qua c'è un prodotto vettore che come risultato è un vettore, qua c'è un prodotto vettore che come risultato è un vettore, però questi possono essere visti come un vettore, tutto questo è un vettore, lo vedete? Perché è un vettore quello che sta in parentesi? Perché I meno O è un vettore, si moltiplica per un numero ed è un vettore e si somma ad altri vettori, il risultato è un vettore. Qui c'ho un vettore che somma, che si moltiplica con un numero, perché sommato di alfa I è un numero, so che è combinato. Però voglio dire, quello che sto dicendo è che il vettore che sta a sinistra nel blu e il vettore che sta a sinistra nel blu, qua a destra nel blu, quando si moltiplicano per un vettore E che è identico, producono lo stesso vettore perché in mezzo qua c'è l'uguale. Avete capito che sto dicendo? Sto dicendo che questo vettore moltiplicato per E e questo vettore moltiplicato per E mi danno lo stesso vettore.
che in mezzo c'è uguale, quindi vuol dire che questo che sta nel blu e questo che sta nel blu sono uguali. Allora il risultato qual è? Vediamo un po' se lo vediamo. E che questi due sono uguali, ciò, quindi questo significa che se uguagliamo i due blu troviamo questo. Allora, guardiamo questa equazione. Questa equazione dice, guardatela, che qui c'è un vettore e qui c'è un vettore. Li riconoscete i vettori? C meno O è un vettore. La sommatoria di questi sono numeri, è un numero. Un numero per un vettore è un vettore. Qui c'ho tanti vettori, perché A con I meno O per un numero è un vettore, più il secondo con 2 meno O per un numero è un vettore, che si sommano. Allora, il vettore C meno O non è altro che la sommatoria di alfa con I, A con I meno O, diviso la sommatoria di alfa con I. Questa, vi ricorda quello che ho scritto prima? La sommatoria di F con I per X meno I fratto la sommatoria di F con I? Vi ricorda? Eh? Questo qui era il centro delle forze, dove F con I sono gli alfa con I e X con I sono le posizioni, perché guardate che A con I meno O non sono altro che posizioni, ok? È la posizione di un punto rispetto a un altro punto, ok? Se qui al posto di alfa con I ci metto le rigidezze dei controventi, questo è il centro delle rigidezze. Ma perché il centro delle rigidezze? Perché innanzitutto è il centro di quantità che possono essere viste come sistemi di forze parallele. Ora, al di là, che ne sono? Sono le 4. Ok. Allora, io ve l'ho solo buttata lì. Non c'è tempo di fare praticamente, diciamo, di andare avanti, però voi potete mettervi in avanti se volete leggendovi la dispensa dove il centro delle rigidezze è spiegato con molta più, o una delle due, cioè studiandovi queste dispense. La cosa che mi rimane, il concetto che vi voglio passare è che non è cervellotico, non è cervellotico, però è molto meno tecnico di tante cose che abbiamo fatto finora, è questo, che semplice. Il centro di un sistema di vettori paralleli, a seconda della grandezza meccanica che il vettore rappresenta, si trasforma. Voi sapete che il vettore è un costrutto algebrico che praticamente può rappresentare tante cose. E noi parliamo di vettori spostamento, parliamo di vettori forza, no? Diciamo, ci sono tantissime grandezze che vengono rappresentate come vettori, capite? Okay? La struttura vettoriale, che è una struttura molto interessante perché è una struttura tutta l'algebra lineare che consente di fare prodotti scalari, prodotti vettoriali, somme di vettori, eccetera, eccetera, può nascondere, a questa struttura possiamo attribuire un significato fisico, però la struttura vettoriale porta dietro delle proprietà. La proprietà, il concetto di vettore, di momento di un vettore, è un concetto che si definisce a livello vettoriale. Poi se quella è una forza, o quella è un'inerzia, o quella è un'altra cosa, praticamente il momento lo definiamo alla scala vettoriale. Proprio perché noi riusciamo a definire il momento di un vettore su scala vettoriale, che possiamo definire il punto rispetto a cui il momento risultante di un sistema di vettori è zero. Questo punto, a seconda del significato meccanico che prende il vettore, è centro di gravità, centro di forza, centro di rigidezza, ma la formula è quella, che è una formula semplice, perché si tratta di moltiplicare la grandezza fisica di cui stiamo parlando, rigidezza per una distanza, sommarle tutte, dividere per questa grandezza, che è la somma di tutte queste grandezze fisiche, la rigidezza totale, capite? Ma questo potrebbe essere, che ne so, il peso, dove voglio trovare il centro di gravità. Allora significa che io il peso del braccio lo moltiplico per la distanza del braccio da un punto fisso, poi ci sono il peso della mano moltiplicato per la distanza, poi il peso della testa moltiplicato per la distanza, e ho questa grandezza che è la somma dei momenti, perché è peso per distanza, diviso il peso totale, cioè il centro di gravità. Allora è una caratteristica algebrica quella,
poi ci ritrovate il centro di gravità, ci ritrovate persino il centro d'area. Non fate così quando trovate il centro d'area. Cosa fate quando trovate il centro d'area? Vogliamo, diciamo, trovare il centro d'area di una famosa C? Andiamo. Parametrizziamolo, facciamo che questo è A, questo è 3A, questo è 2A e questo è ancora A. E allora diciamo, dividiamoli in rettangoli, no? Prendiamo questo come punto di riferimento, questo è O, questa è la prima area, eccola qua, questo è A con 1 e questa è la seconda area, eccola qua, questa è A con 2. Allora io voglio due coordinate che sono x e y, x e y. Potrei anche scrivere direttamente la formula vettoriale. La formula vettoriale dice che O meno C è uguale a la sommatoria quindi delle aree, ho preso A e A, chiamiamole aree omega, omega I per A con I meno O, diviso la sommatoria I di omega I. Ok? E quindi come si fa? Questo è un vettore e questo è un vettore, c'è due componenti. C meno O, allora se O è questo punto dello 0, C do le coordinate. X, C e Y, C. E allora, se lo scrivo in termini praticamente scalari, perché questo è un vettore e lo divido per due componenti, ci avrò che X, C è la somma di che cosa? L'area omega 1 per x1 più l'area omega 2 per x2 diviso omega 1 più omega 2. Fatevi i conti. Il centro d'area A la prima volta viene visto come un vettore così e quindi mi trovo la x. La seconda volta vengono visti come vettori così e mi trovo la coordinata y praticamente. La formula del centro d'area è la stessa formula del centro di forza e ha la stessa formula del centro delle rigidezze. Non guardate così via, ve la dovete studiare. Perché vi dovete studiare questo? Perché dietro c'è un concetto, centro di sistema di vettori paralleli. Vi rimarrà in testa la potenza dell'algebra e il fatto che ogni volta che sentite la parola centro vi deve scattare nella formuletta. Sommatoria della grandezza fisica per la distanza diviso la distanza, la grandezza fisica totale, capite? Ok? Sì, ok.